Bitcoin è per tutti, se hai i soldi come Michael Saylor, se hai i soldi come BlackRock, ma anche se sei una persona del Sonte senza un conto in banca, puoi partecipare. Ciao amici, ciao amiche, bentornati su Checkpoint Bitcoin. Quella che state per vedere è l'intervista che ho realizzato con Roman Martinez, uno dei cofondatori della Bitcoin Beach, vale a dire quell'iniziativa sociale che in qualche modo ha ispirato la Bitcoin Law in El Salvador. Se mi sono fermato per alcuni mesi è perché dovevo completare un progetto molto importante, vale a dire il manuale per l'autocustodia e privacy di Bitcoin scritto da me medesimo. Questo è un manuale su cui ho impiegato tantissime ore di lavoro, ma sono convinto che aiuterà moltissime persone a guadagnare privacy e a conservare i propri asset in maniera efficace. Quindi con questo video riprendono ufficialmente le attività. Se vi interessano contenuti su Bitcoin, iscrivetevi al canale. Con questo è quanto, buona visione. Ce l'abbiamo fatta, Ce l'abbiamo fatta! ce l'abbiamo fatta. Dopo non so quanto tempo siamo riusciti finalmente a impostare tutto. Qui ci sono tre telecamere come se stessi intervistando il presidente. Grazie Roman, benvenuto su Checkpoint Bitcoin, che è il mio canale, ancora non ne avevamo discusso. Te mi hai detto sì perché mi hai sentito parlare italiano. Sono stato qui, ti dicevo, da 3 mesi, ho avuto modo di farmi la mia idea su El Salvador, che è sempre la cosa migliore, sai, don't trust, verify. Ti dico la verità, io sono molto molto contento che esista un posto così, un paese del genere, però volevo parlare con te e volevo un pochino approfondire quello che sta succedendo qui nella Bitcoin Beach, perché ora siamo nella Bitcoin Beach, questo è l'ufficio. E insomma, volevo parlare con te, che sei uno dei fondatori di questo movimento, e capire un po' come stanno andando le cose in generale. No, grazie, grazie per essere qui, Fabio. È divertente perché non abbiamo tanti italiani che arrivano qui. Io parlo italiano perché ho vissuto in Italia qualche anno e ho imparato lì. È bello, capito, avere persone de tutto il mondo, italiani, perché è bello che tante persone, capito, italiani anche capiscano che il Salvador è un destino turistico molto bello e che una volta che arrivi qui, come tu hai detto, vieni a verificare che in realtà è un paese piccolino ma con tante cose belle da vedere. Allora, parliamo un attimo della Bitcoin Beach. Io sono stato qua sabato, ho visto un po' tutte le attività sociali, che ovviamente sono molto belle, molto importanti, che è importante coinvolgere i bambini e fare attività con loro, soprattutto se vengono da un contesto un pochino più complesso di quello a cui magari uno può essere normalmente abituato a pensare. Però volevo capire in che modo Bitcoin, proprio Bitcoin, il concetto di Bitcoin è parte delle attività della Bitcoin Beach, perché quando io sono stato qua sabato ho fatto surf, c'era il pallone, c'erano giochi vari, Bitcoin era, non c'era. Per chi non lo sa, Bitcoin Beach è un progetto che nasce nel 2019. Ma noi venivamo lavorando per la nostra comunità, noi siamo nati qui al Sonte, questo posto. Senti, che ne dici se ci spostiamo? Perché c'è la cumbia, il traffico da là, l'anarangia. E Secondo me questo è il. l'audio qui esce un po'. Ok, dove vuoi farlo? Non c'è una stanza. C'è C'è una stanza, ma è più al bugio. più buio, no? Sì, è più bello qui a. Questo è parte Sì, dell'ecosistema. lo so che parte, però non. Possiamo prenderlo qua se vuoi. Dai, mettiamolo così allora. Sì. Questa la taglio poi. Sì. Quindi dicevi, allora, le attività Bitcoin in che modo è coinvolto? Allora, se volete prendere la frutta, questi sono i camioncini Questa è che. proprio è la soundtrack
di El Salvador la mattina, cioè non c'è verso di... È proprio è parte di quello, un po' te la impari. Sono quelli camioncini che passano tutti i giorni, che hanno la verdura, la frutta, quindi la gente va fuori a prendere senza dover andare. È molto comodo, però questa... Rompe questa, le palle! Esatto. No, vabbè. E allora, noi siamo nati in questa comunità, il Sonte, che oggi è conosciuta per tutti, per molti come il Bitcoin Beach. E abbiamo venuto lavorando per fare un cambio nel mindset, nella forma di pensare delle persone locali. Esatto, questa cosa me la devi spiegare bene, perché uno potrebbe dire ok, l'educazione di Bitcoin, insegniamo alle persone, sai, gli spieghiamo cosa è Bitcoin, gli insegniamo a usare un wallet, gli spieghiamo perché dovrebbero magari accettarlo nella loro attività, però mi pare di capire che in realtà c'è un focus proprio sul mindset. Sì. Che, perché c'è di, che, cioè, che cosa c'è che non funziona oggi nel mindset, cioè che non funzionava almeno nel mindset, che vi ha fatto dire dobbiamo lavorare prima su quello e poi su tutto ciò che è Bitcoin? Sì, però tutto è collegato, perché noi siamo cresciuti qui vedendo la gente andare fuori, che se ne andavano negli Stati Uniti, nel Canada, in Europa, ovunque fossero, per cercare delle migliori opportunità, perché il mindset, la mente, che diceva che se tu volevi avere successo, dovevi andare fuori, perché qua non c'erano opportunità, e questa è la verità. Quindi noi veniamo lavorando per... Questa è la verità, perché molta gente dice, oh fa, tu devi lottare per i tuoi sogni, tu devi farcela, devi credere in te stessa, ma nessuno ti spiega, fa, nessuno ti insegna la strada per seguire, nessuno ti dice, oh impara queste tools, queste ferramenta che ti serviranno nella vita. Quindi noi abbiamo iniziato un progetto che si basa, sostenuto sui quattro pilari, per l'educazione, la ricreazione, la parte spirituale e la parte di empoderamento. Empowerment. Non saprei tradurlo in italiano neanche io, però vabbè, abbiamo capito. Empowerment. E veniamo lavorando per questa comunità da più di 10 anni. Cercando di fare che i ragazzi imparassero inglese, computer skill, che fossero all'università offrendo borse di studio, avendo, e nella parte della ricreazione, avendo l'opportunità di fare surf, di giocare a calcio, di avere tempo di qualità. Perché in realtà, quando tu hai un tempo di qualità, quando ti diverti con gli altri bambini e quando tu sviluppi le tue passioni, i tuoi skills, il tuo mindset, la tua magari passione per la vita, capito? Però questo spazio a volte... Nei paesi in via di sviluppo, i genitori non lo vedono così importante di portare il bimbo a fare surf, o portarlo a una squadra di calcio, o portarlo a fare music, o portarlo a danza, a teatro, cose che tu vedi rapportate in Italia, che se i tuoi genitori hanno la possibilità economica, i ragazzini dopo scuola vanno a nuoto, vanno a fare sci, vanno a fare calcio, vanno a fare una serie di diverse attività che aiutano i bambini a crescere, a sviluppare le loro passioni. Quindi, sì, questa infatti secondo me è una delle cose più difficili da capire per uno che viene da un contesto occidentale, che molte attività o
che uno dà per scontato, ovviamente uno ti viene da un contesto scientifico positivo, diciamo. Molte attività che uno dà per scontato, come sai, fare parte di gruppi sociali, gruppi scout, piuttosto Sì. che cose così, no? O fare delle attività, o comunque crescere in un contesto dove ci sono molte più certezze, c'è molto più stabilità, c'è magari non ci sono, non c'è un certo tipo di criminalità, cioè tutte quelle cose che per un occidentale non è difficile capirle, e se non è cresciuto invece in un paese magari in via di sviluppo dove alcune cose sono proprio contestuali, sono Sì. strutturali, però hanno proprio un impatto enorme sulla prospettiva di vita che soprattutto un bambino crescendo si fa, no? Quindi, per empowerment, per cambiare il mindset di un ragazzo o di un bambino o di una persona è un mix di diverse cose. Quindi l'educazione, la ricreazione, la parte spirituale è così importante nella vita per noi di tutti i seri umani, perché ci sono tante cose che vengono da dentro. Che se tu stai bene dentro, potrai fare molto meglio per gli altri. E poi la parte di empowerment, di che un ragazzino va bene che sogna lavorare per un albergo, o lavorare per un ristorante, o lavorare per un'azienda, però dobbiamo anche dirgli che va bene sognare anche essere il patrono. Essere l'owner, essere il proprietario di quell'azienda, sognare che è possibile, capito? Perché tutto si resume a questo: una persona che sogna ha una possibilità nella vita. Quindi il primo passo di tutte queste attività è cambiare un po' la mentalità, la prospettiva della comunità, soprattutto dei bambini, su quello che possono aspettarsi nella vita. Certo. Cioè, digli il futuro non è grigio, non è che dovete andare da qua, o le cose sono diverse. Soprattutto ora che comunque il contesto di El Salvador è cambiato, adesso è un posto molto sicuro. Io credo che ci siano opportunità anche legate al fatto che ovviamente la Bitcoin Law ha portato menti e capitali qua che magari prima non c'erano. No, Certamente. quindi il primo passo è quello di cambiare le prospettive, la visione che magari un bambino ha in rapporto alla vita stessa. Poi arriva Bitcoin. Successivamente entra Bitcoin. Quindi ed è qui che andiamo, no? E questa è la cosa bella, perché noi, ti dicevo che siamo cresciuti vedendo la gente se ne andava, e adesso sta succedendo la cosa opposta. Che sarebbe? La gente sta tornando al Salvador, Senza. ma non solo i salvadoregni che se ne sono andati 20, 30 anni fa, che stanno tornando a casa, ma gente di tutto il mondo che stanno venendo qui, tanti a vedere che cosa sta succedendo, che cosa sta facendo il Salvador, ma tanti altri a vivere qui. Sì, tra l'altro, quello che ho notato io è che il fatto di attrarre Bitcoiner sta anche, cioè in un certo senso sta attraendo persone che sono interessate ad avere un certo tipo di libertà. Ok? Magari in molti paesi oggi alcune cose sembrano che si stiano sgretolando, alcune certezze sembra quasi che stiano lì per lì, no? Sembra, sta Eh? accadendo, E secondo me. allora uno si comincia a guardare intorno, credo che qui invece le prospettive sono molto positive da quel punto di vista, no? Secondo te cos'è stato più importante? La Bitcoin Law o tutte le, come dire, l'opera di sicurezza che oggi rende il Salvador un paese assolutamente sicuro? Però è che tutto è collegato. Tutto è collegato, perché alla fine per chi non lo sa e non sa la storia di Bitcoin Beach, come è iniziato qui tutto,
c'è una cosa che tu puoi insegnare alle famiglie, alle persone su tutto. Inglese, computazione, puoi dare più opportunità, però c'è una cosa che nessuno ti insegna alrededor del mondo, è l'educazione finanziaria. Se tu non insegni che cosa è il denaro alle persone possono avere poco o molto, ma saranno ignoranti finanziariamente. E una volta che non capisci i soldi, come funziona il denaro e le possibilità che abbiamo e perché no, le nostre famiglie non sono riuscite a cambiare la loro realtà prima, è perché per esempio nel Sonte il 90% delle persone non avevano manco un conto in banca. Quello vuol dire che non hanno mai avuto la possibilità di fare una transazione elettronica, digital payment, quello che voi fate con la credit card. Quello è un lusso che molte persone alrededor del Non mondo hanno, non certo. hanno. O nemmeno avere la possibilità di partecipare in un financial system, in un sistema finanziario per avere accesso a comprare qualcosa che noi possiamo chiamare un attivo digitale, capito? Sei escluso da tutto. Quindi quello è stato una delle cose più belle a vedere qui, che queste stesse persone che dicevano io non posso risparmiare alla fine del mese perché il mio stipendio è troppo basso, perché non posso, capito? Adesso tante persone che iniziarono ad avere il loro stipendio in Bitcoin, alla fine della settimana loro convertivano a dollari quello che dovevano spendere, e però a lasciare in Bitcoin quello che non avevano bisogno. Adesso avevano un posto dove lo potevano lasciare, non avendo i soldi in mano, perché qua la cosa più comune è che la gente non ha avuto questa speranza a lungo termine. Quindi, se non sai che cosa va a succedere domani, che cosa fai? Spegni quello che hai e la gente, se hai i soldi in mano, li spegni, capito? E così è stato questo circolo tutti i mesi, tutte le famiglie che spendono quello che guadagnano in un mese, lo spendono in un mese. Quindi, lo stesso problema esiste nel paese. Il governo parlava di un 70% della gente che non aveva un conto in banca. 70%, 70%. Sì, 70% è tanto, Tanto. decisamente tanto. Quindi dimmi un'altra cosa che il presidente potrebbe utilizzare per dare a questo 70% della gente, la gente dice, per tutti i banchi. Avere che darle fino a qualche anno fa, fino anche adesso, avere un conto in banca non è stato così facile, capito? Perché giustamente se tu sei povero e non metterai i soldi in banca, tu non rappresenti un business, un negozio per le banche. Quindi qual è il senso che loro possano avere un conto in banca? È più lavoro per loro, capito? Quindi secondo me qua la cosa più importante è vedere quello che Bitcoin, quello che il presidente ha fatto, ha utilizzato una tecnologia che è open source, che El Salvador non ha inventato, esiste per tutti, e ha detto questo mi dà accesso a questi 70% della gente a fare quello che le persone fanno nei paesi del primo mondo, avere accesso a fare una transazione elettronica, a partecipare in un global market del punto di vista finanziario, e facendo questo
El Salvador è diventato il paese che sta attraggendo delle persone più intelligenti a venire qua, capito? A investire, a fare imprese qui, a costruire una società qua, a cercare di soluzionare le. Certo, cioè, unendo un posto che già è bello di suo, però ora è anche sicuro, e comunque il fatto che c'è la Bitcoin Law, comunque, come dire, indica in un certo senso una direzione che il paese vuole prendere. Poi sai, se tipo un circolo virtuoso in cui ti rimenti i capitali e da lì, cioè da cosa nasce cosa. Ti Sì. volevo chiedere in che modo oggi la Bitcoin Beach promuove le Bitcoin, cioè l'educazione su Sì. Bitcoin. Io quando ero qua sabato ho capito che fate un corso, avete intenzione di fare un corso, ma ad oggi quali sono le attività che fate proprio relative a Bitcoin e quali invece avete in programma di fare? Noi seguiamo lavorando sull'educazione, l'educazione è fondamentale su questo, capito? Spesso sentirai parlare della gente che arriva e dice: ah, oh, però l'adozione non è, non tutta la gente sta utilizzando Bitcoin, non tutti i negozi stanno accettando Bitcoin come forma di pago. Vero. È vero, però per questo l'educazione è importante. Cioè, quando tu vedi un articolo di Bloomberg dicendo che solo il 20% dei negozi in El Salvador accettano pagamenti con Bitcoin, ma il 20% in 2 anni è tantissimo, capito? Una volta che tu vedi questo, che c'è gente qua che vive e vive, vivono in un Bitcoin standard, come si dice, guadagnando in Bitcoin. E pagando tutto in Bitcoin è possibile. Ovviamente ci sono i negozi che non accettano Bitcoin, ma questo è normale, capito? Però ieri io sentivo un podcast che avevano fatto dove un ragazzo parlava: ah, in El Salvador no, non si può vivere solo con Bitcoin. Io dicevo: questo non fa senso perché c'è gente che vive in un standard di Bitcoin. Ovviamente la gente con l'educazione inizieranno a imparare come Bitcoin può giocare un ruolo nelle loro vite, e questo noi siamo infocati, per questo siamo infocati nell'educazione. Abbiamo dei corsi che passano tutte le settimane, non solo educazione di Bitcoin, però corsi di marketing, web design, programming. Lavoriamo con tante altre, abbiamo diversi progetti nella costa, in altre spiagge, e anche stiamo supportando in diverse capacità i diversi progetti economia circolare di Bitcoin che esistono adesso alrededor del mondo. C'è Bitcoin e Cassi in Sudafrica, c'è Bitcoin Brasile in Praia Bitcoin, c'è Bitcoin Perù, Motif, Lago Bitcoin in Guatemala. Ci sono tanti, E queste iniziative sono, cioè Bitcoin Beach è coinvolta, è stata coinvolta in qualche modo o sono, hanno solo preso ispirazione da Bitcoin Beach? hanno preso ispirazione di Bitcoin Beach e noi siamo felicissimi di vedere tutti questi progetti perché questo vuol dire che ogni volta ci sono più persone, leader nelle loro comunità che vogliono vedere un cambio. Secondo me tutti questi progetti solo hanno visto quello che veramente Bitcoin ha fatto, perché questa è un'altra cosa che a volte la gente lo capisce di una forma diversa, capito? Io ho visto tanti articoli che parlano: ah, sì, però per esempio a Bitcoin Beach, dove è iniziato tutto, c'è ancora poveri, ci sono ancora poveri, capito? Quali sono le domande stupide che la gente si fa? Perché non vedono che Bitcoin è quella igualtà di opportunità. Come si dice questo in italiano? E qualità di opportunità uguale per tutti. Uguale per tutti. No,
l'igualdad del risultato, il risultato è diverso per cada persona, perché se tu lavori di più, è giusto che abbia di più. Se tu fai l'imprenditore, è giusto che abbia di più. Però quello che io sempre dico è, dimmi un'altra cosa fuori da Bitcoin, che una persona senza un conto di banca, che una persona in Italia, che una persona in Brasile, che una persona in Africa abbia le stesse opportunità di prenderci che Michael Saylor sta comprando milioni e milioni di dollari in Bitcoin. O adesso con gli ETF BlackRock. Cioè, tu dici una persona in El Salvador oggi ha la stessa identica opportunità di comprare Bitcoin di un multimilionario, cioè Bitcoin lo stesso. Lo stesso Bitcoin che Michael Saylor prende in Miami, lo stesso Bitcoin che BlackRock sta prendendo, ha la stessa opportunità una persona senza even un conto in banca. E questo è, Questo è importante. secondo me, la gente non se ne rende conto. Quanto importante è questo, Fabio, perché la gente, a lo largo della storia, la gente è venuta, si protegge contro l'inflazione, contro il money printing, ¿verdad? Però la gente si è venuto proteggendo, prendendosi assets, activos. Però non tutti possono prendere gold, per esempio oro, non tutti possono partecipare e comprare stocks, non tutti possono comprare real estate. Non tutti possono investire In altre cose, in però altre cose. Bitcoin invece è per tutti. E per tutti. E questo, secondo me, è il fatto principale, che è la cosa più inclusiva che è per tutti. E quando dico per tutti, è per tutti, capito? Bitcoin è per tutti. Se hai i soldi come Michael Saylor, se hai i soldi come BlackRock, ma anche se sei una persona del Sonte senza un conto in banca, puoi partecipare. Quali sono, dopo 4 anni, quelle difficoltà che tu vedi oggi e che pensavi che si potevano risolvere più facilmente? E invece questa è una cosa che ancora non abbiamo risolto e dobbiamo probabilmente metterci la testa. Io sono molto felice del risultato perché secondo me fare dei cambi ci vuole tempo. Le cose non succedono così. Ma se devi prendere un'area, una specifica area che secondo te è quella dove si può migliorare di più, ok? Qual è per te quel punto dolente dove magari si può, nell'attività della Bitcoin Beach, dove si può portare un miglioramento più tangibile, che può avere un impatto significativo, se c'è? Secondo me, e questo sono onestamente, quando tu sei il primo, non c'è un manuale per leggere. Cioè, quando la gente viene e dice, ah, ma perché avete fatto su questo modo? Perché il Salvador è andato su questa strada? Io dico, quell'altra strada c'era? Cioè, quindi quando tu sei il primo, tu è un processo di apprendi. Tu apprendi a mano, costruisci, impari e vai avanti così. Quindi, secondo me, io non penso che. Pensi che va bene così? Tu dici, noi abbiamo iniziato, qua stiamo ogni giorno è una scoperta. È Cioè, una ogni scoperta. giorno scopriamo cosa stiamo facendo e cosa potremmo fare meglio, cosa sta succedendo. Noi siamo partiti, noi abbiamo scoperto e stiamo ancora scoprendo come le cose E funzionano. Poi secondo però c'è ovviamente un me, processo di apprendimento, no? più che altro è un consiglio per chi altro voglia iniziare un progetto
un'economia circolare, iniziare piccolo. Tante volte la gente vuole avere questa idea di un progetto, vuole fare le cose in grande, ma tutto quello che adesso è diventato grande è iniziato piccolo. E questo è più che altro un consiglio che io gli dico a tutti, come inizio? Inizia. Inizia piccolo. Non ti servono i fondi, non ti servono i soldi per iniziare. Hai il tempo è denaro. Se tu puoi mettere un giorno nella tua città, in un paesino, un giorno alla settimana, un paio di ore alla settimana, fare dal prossimo mese inizio un Bitcoin Meetup tutti i lunedì. Che cosa hai bisogno? E niente. Devi solo iniziare, capito? Iniziare da lì. Tu conoscevi Bitcoin prima della Bitcoin Beach o l'hai scoperta con la Bitcoin Beach? Io ho sentito parlare del Bitcoin nel 2017, quando Bitcoin è arrivato a 20.000. 20.000, che c'era sulla TV, tutto per. A quel tempo i miei amici erano dottori che non se ne fregavano di niente. E adesso veramente l'ho capito grazie a Mike Peterson, cioè il fondatore e il nostro mentore Bitcoin Beach. Quando noi lo abbiamo capito e abbiamo avuto l'opportunità di vedere il potenziale che Bitcoin ha, e magari siamo stati solo fortunati a essere esposti a tante persone intelligenti che sono venuti qui, come Jack Mahler, Miles e tante altre persone, come a parlare con Paolo, Virginis, a viaggiare per alcune conferenze, capito? Sentendo parlare queste persone che hanno giocato un ruolo così importante, tu dici: magari questa è stata una fortuna nostra, di avere quel privilegio di sentire queste persone come Peter McCormack, o Stacy, Max, che hai l'opportunità di sentirle parlare come amico, capito? Ti rendi conto e dici: cazzo, cavolo, cavolo. È veramente. Questo fa senso, capito? Vedere quello che Bitcoin è stato, quell'opportunità per una persona che è stata esclusa per tutta la storia, però anche vedere come una persona che già ha i soldi usa Bitcoin in una maniera per proteggere il suo wealth, o come Bitcoin si integra ai negozi, come Bitcoin può essere una tecnologia dove i ragazzi che sono più esperti, e questa è una cosa che dovremmo parlarci, dirgli ai ragazzi: come se tu sei più portato allo tech, alla tecnologia, e non sai che cosa studiare, studia di Bitcoin, perché Bitcoin non è solo un asset, non è solo denaro, una moneta come ottiene il saldo. Bitcoin è tutta una tecnologia open source, che se tu sei portato e hai le skills, tu puoi descaricare tutto il protocollo del Bitcoin e domani essere il prossimo Facebook, Instagram, Ibex o whatever, no? Quindi questa è questa opportunità che io mi piacerebbe vedere, e secondo me un'altra cosa che tu mi chiedevi, una cosa che mi piacerebbe vedere è che le scuole adesso stanno insegnando ai bambini cose che non funzionano adesso, che funzionavano 50 anni fa. Quindi adesso noi abbiamo l'opportunità, e questa è una cosa che io spero che succeda qua, e sta succedendo, che nelle scuole abbiamo la possibilità di insegnare ai ragazzini a imparare herramientas che davvero gli serviranno per cambiare la loro vita, capito? A lavorare nella tecnologia del Bitcoin, in tecnologia, capito? Questa è una cosa che mi piacerebbe vedere. C'è un momento che tu puoi richiamare alla tua mente che
che ti ha fatto dire wow, quello che abbiamo fatto ha avuto un impatto. Questo è l'impatto. Cioè, c'è stato un momento che ho detto, sei riuscito a vedere gli effetti di tutte queste attività, perché sai, a volte arrivano Sì. all'improvviso. Sì, io penso che la cosa più bella è stata quando ci sono una certa de eventi, però la cosa più bella è stata quando le prime persone nella comunità hanno capito Bitcoin e hanno iniziato a venire all'ATM, al bancomat, a prendere Bitcoin, perché noi vedevamo l'opposto in un inizio, che loro venivano al bancomat a scambiare i loro bitcoin che avevano ricevuto per dollari. Ma quando è stato quel cambio in alcune persone che sono venuti, che cosa vuoi? Ah, vengo a prendere 20 dollari di bitcoin. Quello è stato bello, bello vederlo, capito? Perché Max Kaiser ha un detto famoso che tu non cambi Bitcoin, Bitcoin ti cambia per sempre. Quindi quel mindset quando quello è cambiato, è stato bello, capito? E secondo me uno dei momenti più emozionati nella loro vita è stato quando il presidente ha annunciato nella conferenza di Miami nel 2021 che Bitcoin sarebbe diventato moneta di corso legale qui, perché è stato un sogno che diventava realtà per noi, ma per tante persone alrededor del mondo, capito? Per Certo. quel piccolo progetto che. Tra l'altro la Bitcoin Beach è stata coinvolta nella creazione della LOL, o sbaglio? No, 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 quello è No? stato Jack e il governo. Noi, come il presidente lo ha detto, noi solo abbiamo dimostrato, abbiamo fatto il proof of work, che Bitcoin sarebbe stato una cosa bella per la nostra gente, per la gente che non ha accesso a niente, che è la gente che è stata esclusa di tutto. Ascolta, come ti immagini El Salvador, non El Zonte, El Salvador in 5 anni, 2029, anzi facciamo 2030, via, così cifra tonda, 2030, visto che 2030 ci sono tanti programmi in giro per il mondo, alcuni non sono proprio programmi che ci piacciono, però tu nel 2030, come ti immagini El Salvador? Questa è una bella domanda perché sta già cambiando. Il sabato è cambiato per sempre. La narrativa del sabato è cambiata. Se tu senti parlare alla gente, parlano che il sabato diventerà il Singapore della Latin America. E io penso che ha il potenziale di diventare incluso meglio di Singapore. Singapore non ha questa bellezza che noi abbiamo qui. Io penso che il Salvador diventerà quel paese che dimostrerà che un paese può cambiare avendo un buon leader come il presidente. Ma anche le persone, tutte le persone facendo le loro parte, perché cambiare un paese è un dovere di tutti. Quindi io penso che nel 2030 El Salvador sarà un esempio per molti paesi di come un paese si può trasformare, può fare un cambio radicale e essere quel paese dove i ragazzi mi manco di sogno di andare via, dove il paese può essere un paese con opportunità, che tutti saranno orgogliosi di essere salvadoregni, che attraerà tante persone che viviranno qui, che stanno investendo qui, che viviranno qui,
e secondo me diventerà un esempio, quello penso che sarà un esempio. Ok, l'ultima domanda e poi chiudiamo, anche perché mi sono reso conto che a te non ti si vede, a me mi si vede, vedi, mi sto carbonizzando Ah, sul sole. yeah. Però, ultima domanda, Sì. domanda di rito che pongo a tutti. Qual è quella proprietà, quella singola caratteristica di Bitcoin, quell'aspetto di Bitcoin che per te è il più interessante, il più affascinante, il più importante? Lo inclusivo. Bitcoin in inglese Bitcoin is hope. Per Speranza. speranza, inclusione. Per me la cosa più bella del Bitcoin è che è per tutti, perché finora tutto quello che ha esistito non è stato per tutti. E ancora, se tu vedi, ogni persona dovrebbe farci quella domanda di dire qual è veramente la mia opportunità che io ho in questo mondo dove viviamo, e tu vedi che tutto è rapportato sia ai soldi, sia ai contatti, chi sei. Con Bitcoin tu non hai bisogno di nessuno, Certo. ma è una tecnologia, capito, che evoluziona. Per me la filosofia di Bitcoin è lo più importante, che è open source, il codice aperto, come si dice in spagnolo. Che per tutti, che qualunque persona può utilizzarlo in modi diversi, ma tutti ci possiamo godere il beneficio. E secondo me, quello più simile, la tecnologia più simile che abbiamo prima di Bitcoin è l'internet, che quando internet è arrivato, e il mondo non era connesso con la comunicazione, e l'internet ha dato accesso a tutte le persone a essere connessi, e ha trasformato il mondo, lo ha cambiato. E adesso noi viviamo in un'era dove il mondo non è connesso finanziaramente, e c'è un bisogno di questo. Quando la gente dice ah, Bitcoin trasformerà il mondo, lo farà. Su questa forma come una rete di paghi, che non ti devi preoccupare ovunque vai, ma potrai fare transazioni, pagare ovunque vai. Questo, secondo me, per me è la cosa più bella. Va bene, grazie per il tuo tempo, grazie per la disponibilità. Io spero che veramente siamo riusciti a registrare l'audio in maniera decente, perché il video così così a Se Roma no, ne è qui, cioè per davvero, eh? lo facciamo di nuovo, Se fa. no la facciamo di Dai, nuovo in maniera più sciocca. ragazzo, Grazie grazie. a te.